Ciao ragazzi, breve video recensione per questo giochino che è praticamente una piccola sfera di plastica trasparente con dei LED all'interno, dotata di due pale, diciamo, per volare. È quindi una specie di mini elicotterino, ma molto semplice in quanto non ha bisogno di telecomandi o altro per poterlo gestire. Fondamentalmente, questa sfera volerà da sola verso l'alto, dopodiché, quando non sentirà più nessun ostacolo sotto, scenderà in automatico, cioè diminuirà la velocità delle pale e scenderà piano piano. Se il bimbo metterà la mano sotto, c'è un piccolo lettore, diciamo, di distanza che subito fa rialzare nuovamente la sferetta. Quindi, diciamo, un oggetto semplice adatto anche ai bimbi più piccoli che magari non sarebbero in grado di guidare un elicotterino. È comunque un oggetto piuttosto delicato, quindi, insomma, viene consigliato comunque sulla scatola. Di utilizzarlo per bambini sopra i 14 anni. Forse è un po' eccessivo come indicazione, anche perché insomma a 14 anni magari il bimbo, o meglio il ragazzetto, non si divertirà tanto con questo tipo di gioco. Però insomma, stando attenti anche con bimbi più piccoli, secondo me può essere utilizzato senza problemi. Andiamo a vedere cosa è contenuto nella confezione. Allora, la confezione è piuttosto semplice in quanto abbiamo questa scatola e non ci sono, almeno nel mio caso, non c'erano manualetti di istruzione o quant'altro. Abbiamo questo piccolo oggettino che adesso ovviamente il mio libro perché l'ho rimesso nella scatola solo per fare il video. C'è in realtà un piccolo nastro qui, diciamo tra le due pale, e vi consiglio di tagliarlo con un taglierino in modo da non forzare l'asse di metallo delle pale perché altrimenti rischiereste di piegarlo, quindi non, evitate di danneggiarlo, apritelo con cura. Le altre due parti presenti nel kit sono queste che vediamo subito. Abbiamo un cavetto dotato da una parte di porta USB e dall'altra invece di un jack con un connettore molto lungo, questo qui che vedete, che serve per la ricarica. È possibile caricarlo utilizzando ad esempio il caricatore del vostro smartphone o collegandolo al PC, oppure come nel mio caso utilizzando un semplice power bank da telefono, quindi basterà collegare la porta USB sul power bank e andare a collegare poi questo jack lungo sul connettore, questo centrale sottile della sferetta. Durante la ricarica si accenderà questo LED rosso che vedete adesso e si spegnerà quando diciamo, il condensatore interno sarà carico. Impiega qualche minuto, niente di così lungo, quindi insomma si ricarica velocemente. E una volta carico, diciamo, assicura diversi minuti di gioco, quindi volerà per circa 7-8 minuti, credo, una cosa simile. Quindi insomma permette comunque di divertirsi per un po' di tempo prima di doverlo caricare. In dotazione c'è inoltre un piccolo telecomando infrarossi, vedete qui c'è il classico LEDino, ha un unico bottone e non serve assolutamente per guidarlo, ma semplicemente per spegnere e far partire le pale. È comodo ad esempio se perdete il controllo diciamo, dell'elicotterino per non farlo roteare contro i mobili, eccetera, basta infatti spegnerlo per bloccarlo. Quindi vi consiglio sempre di avere in mano il telecomandino quando utilizzate questo giochino a sferetta. Le altre porte che poi sono presenti sul retro del dispositivo sono una piccola porta infrarossi che serve appunto per il telecomando, mentre qui abbiamo questo lettore ottico che serve appunto per leggere la distanza, diciamo, dell'ostacolo, quindi quando vede qualcosa sotto di esso la sferetta prenderà a salire. C'è inoltre un tastino che non è a scorrimento ma bensì a pressione, va premuto per accendere il dispositivo. Come potete vedere adesso si è spento il LED, quindi il condensatore interno è carico. A questo punto quindi lo posso disconnettere ed è pronto all'utilizzo. Per accenderlo basta appunto premere questo tastino con l'unghia e vedete che si accende la sferetta e partirà da sola. Adesso lo vado a spegnere con il telecomandino. Come potete vedere, premendo il bottone sul telecomando, le pale si fermano e ripartono. Vedete, parte, prema ancora e si spegne. Allora, per farlo volare basterà appunto tenerlo per le mani, farlo partire, dopodiché lasciarlo e in automatico la sferetta si alzerà. Allora, ho cambiato postazione in quanto altrimenti avrei fatto sbattere l'elicotterino contro il lampadario. Quindi vi consiglio di utilizzarlo sempre in spazi piuttosto larghi, quindi magari in un salotto, eccetera, non in un ambiente troppo piccolo, in quanto altrimenti rischiereste che vada a sbattere contro tende, oggetti e così via. Allora, per farvi vedere come funziona, basta appunto tenerlo in mano e andare a premere il tasto presente sul telecomandino per avviare le pale. A quel punto basterà lasciare la sferetta e questa si solleverà verso l'alto, non tantissimo in quanto sale di circa 1 metro all'incirca, dopodiché tenderà piano piano a riscendere. Basterà quindi mettervi di nuovo la mano sotto in modo da farvi inquadrare dal sensore e la sferetta tenderà a risalire e così via. Quindi
diciamo, un gioco di equilibrio in cui mettendo la mano sotto la sferetta si risolleverà e così via. Ovviamente questo sistema, essendo tutto quanto in plastica ed essendo piuttosto delicato, bisogna sempre supervisionare mentre il bambino gioca per evitare che appunto venga distrutto l'elicotterino in 2 minuti. Allora, vi faccio vedere al volo come funziona. Vado a far partire le palette, ecco qua, e lascio la sferetta. Vedete che si solleva. Dopodiché, man mano, tende a scendere piano piano. A questo punto, basta che io vi metta la mano sotto e l'elicotterino tenderà di nuovo a risalire. Rimetto ancora una volta la mano e tenderà a salire e così via. Nel momento in cui voglio farlo scendere, basterà avvicinare la mano e premere il telecomandino in modo da far spegnere le palle, altrimenti continuerà ad andare su e giù. Vedete, a questo punto, quando ho messo vicino la mano, prima che questo risalga, vado a premere il bottone in modo che si fermano le pale e diciamo, la pallina precipita nella mia mano in modo da poterla prendere. In quanto è abbastanza difficile altrimenti acciuffarla in tempo, perché altrimenti rischiereste di mettere o la mano nelle pale oppure il sensore la farà risollevare nuovamente e quindi sarà più difficile da prendere. Invece con il telecomando è possibile fermarla e quindi prenderla al volo. Ovviamente quando premete il tasto la sferetta non deve essere troppo alta perché altrimenti rischiate di farla schiantare a terra, quindi o avete le mani pronte per prenderla, oppure vi conviene premere il tastino solamente quando l'elicotterino è quasi sul pavimento, in modo da evitare di farlo schiantare da alte altezze. Bene, come vi dicevo, il funzionamento è abbastanza semplice. Fatto questo, per spegnerlo basterà andare a ripremere questo bottoncino con l'unghia, questo qui in basso, e in automatico si spegneranno tutti quanti i LED e quindi l'elicotterino sarà spento. L'autonomia è di qualche minuto di gioco, dopodiché vedrete che tenderà a non salire più come all'inizio e anche, diciamo, appena acceso tenderà a rimanere piuttosto basso, quindi a quel punto conviene spegnerlo e caricarlo per qualche minuto finché il LED rosso non si spegne. Bene, penso di avervi detto più o meno tutto e di avervi fatto capire come funziona questo simpatico giochino. Spero che, insomma, la recensione vi sia piaciuta e che abbiate capito un po' come funziona questo sistema di gioco. Grazie, alla prossima, un saluto da Mariano.